Raffaele Cavallo, Slow Food Abruzzo, torna Calalenta, l'ottava edizione, dal 10 al 12 luglio, sarà come sempre una bella cosa, non soltanto gustosa. Sì, sarà la più bella vetrina, il più bel racconto che la nostra associazione offre di questo bellissimo tratto della nostra costa, insomma. Orgogliosi del fatto che dal 2004 la raccontiamo, l'abbiamo fatta conoscere, abbiamo esaltato tutte le storie del mare e delle aree interne, quest'anno lo faremo ancora di più grazie a una partnership importante con Maiella Verde, che molti sapranno essere il presidio delle aree interne da anni, che ci dà una mano, collabora con noi anche nella gestione delle attività. Insomma, siamo contenti del programma che abbiamo messo in piedi. Da sempre vicina a Calalenta la Camera di Commercio di Chieti, che per il futuro ha grandi progetti, come svela il presidente Roberto Di Vincenzo. Noi ci siamo, ci crediamo, riteniamo che questa possa essere la manifestazione di lancio della stagione turistica di questo territorio, con affiancando questa iniziativa poi al fatto che verrà appaltata la pista ciclabile, sono convinto che il potenziale possa concretizzarsi. Certo. Sono molte le iniziative proposte nei tre giorni di Calalenta, dalle cene sui Trabocchi ai laboratori del gusto con lo chef Ermanno Di Paolo, lo street food, gli show cooking in cui si incontreranno maestri cuochi della costa e dell'interno, da Termoli ad Avezzano. L'epicentro della manifestazione, come sempre, è San Vito Chietino, dove noi possiamo offrire questo mercato. Ovviamente tutti i comuni della costa sono coinvolti, perché abbiamo coinvolto tutti i ristoranti più significativi, insomma quello che noi riteniamo essere meritevoli di attenzione, da Francavilla fino a San Salvo, così come sono coinvolti dei Trabocchi, che sono lungo il tratto di costa dei Trabocchi.